Google al lavoro sul terzo sistema operativo, dopo Chrome OS e Android, arriva anche Fuchsia. In realtà era apparsa già lo scorso agosto su internet, sul sito di GitHub, come semplice linea di codice. Adesso si parla di vero e proprio sistema operativo, in realtà facente parte di un progetto più ampio, ma andiamo a conoscere più in dettaglio Fuchsia. Google è solita disporre di più prodotti simili sul mercato in modo che questo possa garantirgli una certa sicurezza. Si chiama Magenta ed è un microkernel su cui Google sta lavorando già da qualche tempo perché vuole affrancarsi dal kernel Linux e da GNU, cioè da GPL, dalle licenze a cui è legato Android. Questo sia per velocizzare gli aggiornamenti, quindi creare un proprio microkernel significa velocizzare gli aggiornamenti perché un passaggio viene praticamente saltato. Quindi stanno lavorando sul nuovo sistema operativo, che non è detto che vada a necessariamente a sostituire Android, ma potrebbe andare ad occupare una nuova nicchia di mercato, almeno questo inizialmente, perché poi non sappiamo se questo nuovo sistema operativo riuscirà a far affezionare nuovi utenti così come è riuscito Android oppure no. Secondo me nel primo caso Google potrebbe decidere effettivamente poi di abbandonare Android, ma questo tra diversi anni. Il primo dispositivo con Fuchsia, con il sistema operativo Fuchsia di Google, potrebbe arrivare già nel 2020. Oggi possiamo già dare un'occhiata a quella che sarà l'interfaccia di Fuchsia. Tutto ciò che è stato realizzato fino ad oggi è stato incorporato, diciamo così, messo insieme in un APK, un file APK, un'applicazione che si può scaricare su Android e che ci dimostra come funziona, o come dovrebbe funzionare nel prossimo futuro il nuovo sistema operativo Fuchsia. Andiamolo a vedere. Si chiama Armadillo. Andiamo a cliccare e vediamo come funziona, in pratica Fuchsia. La schermata è unica, non c'è un app drawer, c'è un'unica schermata a scorrimento verticale. Come vedete qui abbiamo l'immagine del profilo del proprietario del dispositivo, data con giorno, ora e luogo in cui ci si trova, ovviamente tramite GPS. Questa è l'icona della batteria, ovviamente, che ci indica lo stato della batteria. Andando a cliccare sull'immagine abbiamo l'accesso a una sorta di sottomenu in cui ci sono i vari toggle rapidi, quindi luminosità, audio, eccetera, modalità aereo, insomma, quelli classici più o meno che troviamo sui dispositivi Android. Poi abbiamo anche due voci, logout e more. Purtroppo non succede nulla se clicchiamo qui, non funzionano. Probabilmente logout sta ad indicare che il dispositivo potrebbe essere molto probabile multiutente, quindi più utenti devono effettuare diversi login. Dicevo, è un'unica pagina a scorrimento verticale. Si può andare in alto e in basso, andiamo in alto, poi vediamo in basso. Nello scorrimento in alto abbiamo accesso ad una schermata con le varie applicazioni sotto forma di schermate, di app aperte sotto forma di schermate, una sorta di tiles di Windows. Ovviamente le si può aprire e utilizzare e poi abbiamo questo puntino che in pratica funge da tasto home, appare anche se effettuiamo uno scorrimento verso l'alto e non verso il basso. Con uno scorrimento verso il basso accediamo a quello che è praticamente Google Now. Non sappiamo ancora come saranno divise poi qui, quali saranno le operazioni, sicuramente quelle di Google Now tipiche. Torniamo poi diciamo alle applicazioni. Queste possono essere utilizzate queste possono essere visualizzate, tenendo premuto a lungo su una scheda, ad esempio, la possiamo aggiungere ad un'altra e avere lo split screen, cioè avere la visualizzazione delle due applicazioni insieme. Ma non solo, con questo sistema ne possiamo avere addirittura tre nella stessa schermata, o persino
quattro. Basta trascinarle ed ecco che abbiamo la visione su quattro schermate. Poi possiamo passare da una schermata all'altra, ovviamente anche in questo caso non abbiamo nessuna reazione perché comunque non, come vedete possiamo tenere tappato su una schermata e quindi spostarla oppure riposizionarla e quindi ritornare a una schermata con tre app aperte. Dunque sono diverse le modalità di disposizione delle applicazioni, o tramite una schermata, una pagina diciamo con diversi tab, oppure suddivise in un po' come ci piace, ci pare, insomma, a quanto pare è possibile ridimensionare le applicazioni. È evidente che le applicazioni dunque si possono utilizzare in diverso modo, cioè meglio, visualizzare in diverso modo sul display. Il display quindi viene suddiviso in più aree che possiamo, insomma, decidere noi come meglio utilizzarle. Come detto, quindi si tratta di semplicemente un'interfaccia per ora, il progetto è nella fase iniziale, anche se uno degli sviluppatori che ci sta lavorando ha chiaramente detto che Google non è uno di quei progetti che Google abbandonerà, anzi sicuramente lo porterà avanti. Bene, dopo aver dato quindi uno sguardo sul futuro dei dispositivi mobili, vi invito a condividere il video, mettere un mi piace, spolliciate, e a iscrivervi al canale. Un saluto da Gianni.